Anche il comune di Castellabate si trova a fronteggiare la questione biomasse, ad insorgere contro la realizzazione dell'impianto e contro l'amministrazione Spinelli è l'opposizione formata dal capogruppo Alessandro Lo Schiavo, Marco Rizzo, Caterina Di Biasi e Luigi Maurano, con un manifesto intitolato «Difendiamo il nostro territorio». In questo manifesto l'opposizione spiega tutti i motivi per i quali, secondo loro, la realizzazione di questo impianto in località Maroccia sia estremamente dannosa per il territorio di Castellabate. Difendiamo il nostro territorio è il titolo del nostro manifesto, ma è anche e soprattutto il filo conduttore, la politica portante di questo gruppo di opposizione che convintamente combatte le scelte politiche di un'amministrazione comunale, di una compagine politica amministrativa, di un sindaco Costabile Spinelli, che nella stragrande maggioranza delle volte ha commesso delle azioni totalmente sballate, ingiustificate, incomprensibili, definirei scellerate, e mi riferisco in particolar modo all'aumento delle tasse. Tutti ricordano l'aumento spropositato della tassa sui rifiuti e di oggi, di strettissima attualità, l'aumento vertiginoso dei costi dell'acqua, un bene primario essenziale per lo sviluppo, per l'economia di un territorio a forte vocazione turistica. Bollette quadruplicate che hanno toccato famiglie, cittadini, giovani coppie, attività commerciali e imprenditoriali di questo territorio. Questi signori a questo punto verranno ricordati come esattori, questo sindaco verrà ricordato come il sindaco delle tasse, e con questa politica, per quanto da noi denunciata a tutti i livelli, si ferma lo sviluppo del territorio, si ferma l'economia, perché oggi chiunque è costretto a lavorare durante la stagione turistica per pagare le tasse, aumentate in maniera spropositata da questa amministrazione comunale. E tutto questo non va bene, non fa bene al territorio, all'economia del territorio, a tutta la popolazione di Castellabate. Noi lo denunciamo a gran voce e anche il manifesto attuale, questa volta viene toccata la salute, l'ambiente, l'economia locale del nostro territorio, va nella stessa direzione, denunciare, avvisare la popolazione di quello che vuole compiere un sindaco, una compagine politica di 9 consiglieri di maggioranza contro la salute, contro l'ambiente, contro l'economia locale. Il sindaco, dall'alto della sua lungimiranza politica, della sua visione strategica che ha di territorio, ha pensato bene di chiudere il cerchio a Maroccia, immettendo in quell'area una centrale a biomassa vegetale che affiancherà l'isola ecologica, che affiancherà l'impianto di depurazione, che già hanno nel tempo fatto vivere e stanno ancora facendo vivere purtroppo delle criticità ambientali dovute alle puzze nauseabonde, dovute ai continui sequestri che vive quell'area, dovuta anche alla presenza di un'isola ecologica moderna e funzionale sicuramente, ma che durante l'estate vede presentarsi un'altra concentrazione di rifiuti proprio per alta affluenza turistica. Quindi un'area già stuprata da un punto di vista ambientale, che oggi vuole rafforzarsi, ecco, questa è nella visione del sindaco, con questo impianto, un impianto che si vuole far apparire innocuo, ma non lo è.